fact that I'm the seventh son. Oggi abbiamo ospite Paola Mastrocola con L'anno che non caddero le foglie, pubblicato da Guanda. E Paola, si tratta di una favola, ma tu hai un rapporto, direi, storico con le favole, perché hai già pubblicato vari libri sul genere favolistico. Sì, sì. Ogni tanto mi interrompo sulle cose, diciamo, più serie, anche se poi dobbiamo parlare di cose serie e cose no. E mi lancio in storie in cui fondamentalmente ci sono gli animali, perché poi questa è la differenza. Esseri umani, romanzo, animali che parlano, favola. In realtà io ho sempre pensato che non ci sia tutta questa differenza. Neppure so. Io. Cioè, diciamo che è più un fatto di mercato, no? Cioè i libri per ragazzi, anche lì è tutta una costruzione che ci siamo fatti adesso. Però questa è una favola una per adulti anche. Sì, ma le favole sono sempre per adulti, intanto. Poi, siccome la favola ha una forma più leggera, noi abbiamo pensato che potevamo darli anche ai bambini, ai ragazzi, ma in teoria io sono molto contraria a scrivere dei libri per bambini. I libri sono libri e si scrivono per tutti. Alcuni poi li diamo anche ai bambini, certo non gli dai Madame Bovary. Chiaro. Il libro è corredato da dei tuoi magnifici disegni. E tu disegni? Perché noi ci conosciamo da 40 anni circa, ma tante cose di te non le conosco. Sì. E per esempio questo tuo rapporto con i disegni, qualche sì. disegno lo vedete adesso proiettato sullo sfondo. Allora, i disegni. Intanto io avrei tanto voluto fare il pittore nella vita. Quando avevo, ho cominciato a dipingere a 12 anni, dipingevo i grandi autori del Cinquecento, li copiavo malissimo, però mi piaceva da pazzi, la Dana e del Tiziano. L'Arcimboldo. Sì, beh, quello. Però mi piaceva copiare. Sì. Ho saputo dopo che anche i grandi hanno iniziato così, tutti, copiavano. Tutti. E poi com'è andata? Allora, la tua carriera di pittrice? Secondo me, intanto vivevo in una famiglia molto ordinata, il fatto che io dipingessi faceva disordine in casa, sporcavo. Scrivere è una Scrivere, cosa più pulita. Esatto, una cosa più pulita. Quindi a 18 anni mi sono detta, qui o scappo di casa e vado a fare il pittore a Montmartre. Esatto, oppure se sto a casa è meglio che prenda un'altra strada e ho fatto lettere. Anche perché scrivere mi piaceva, anche erano le mie due perversioni. Ma avevi un maestro di pittura? No, assolutamente. Ho imparato copiando, mi piaceva disegnare, ecco, quando ero molto giovane andavo anche per le spiagge a fare i ritratti, mi piaceva fare i ritratti, a me piacciono le persone, i visi. E poi tieni i diari in cui disegni o questi disegni? No. Allora, sono diciamo che dedicati proprio. Scrivere una favola ti porta in modo naturale a fare i disegni, perché tu scrivi una favola, hai i disegni in testa, te li vedi. Cioè, qui i protagonisti sono due foglie, uno scoiattolo, una scoiattola e un volpo, l'ho chiamato volpo, un volpacchiotto. E un volpacchiotto che gioca a pallacanestro, è ovvio che te lo vedi. E quindi lo disegni. Quindi sì. È ovvio che te lo vedi, quindi cari sì. telespettatori, quindi quando trovate qualcosa che è molto ovvio, disegnate. Sì, tra l'altro è una cosa che noi facciamo abitualmente da bambini. Da bambini noi sappiamo tutti disegnare. Come mai poi perdiamo questa abilità? Secondo me è perché intervengono categorie più serie sul disegno, quindi riteniamo di non saperlo fare e smettiamo. Sbagliatissimo. Infatti i miei disegni sono infantili, sono come, non so, come se avessi 6 anni.
Parliamo del romanzo, di questa favola che consiglierei a tutti i genitori di leggere e quindi di farla leggere ai propri figli e poi agli insegnanti, che sono una categoria che conosci molto bene, a cui hai dedicato anche dei libri. Sono i miei colleghi, fino all'anno scorso insegnavo, quindi... Immaginiamo un anno in cui non cadono le foglie, non cadono in senso reale, non cadono in senso letterario, perché non cadono le foglie? Questo è il punto. Sì, il libro parte proprio di qua, era autunno, come adesso, le foglie cadevano e sai quando sei magari in macchina e pensi e ti vengono dei pensieri strani, no? E pensieri che cominciano con e se un anno le foglie non cadessero, cioè se stessero tutte appese. Arriva novembre, arriva dicembre, arriva la neve, arriva gennaio e hai queste foglie verdi, intatte. Allora, questa immagine mi piaceva un sacco. E ci va poi un motivo. Allora, bisogna infatti, far scattare il motivo. Non cioè, ti veniva. Questa immagine delle foglie che non cadevano me la sono portata almeno 2 anni in testa. E perché appunto mi dicevo perché non cadono e poi finiva lì perché non sapevo rispondere. Poi... mi è venuta l'idea, ma il problema è che non sai mai quando ti vengono le idee, possono passare anche anni. E dove ti è venuta? In che location? Ero nel giardino davanti alla stazione di Piazza Carlo Felice e era di nuovo autunno, forse l'anno dopo, e le foglie di nuovo cadevano, però sai quando c'è il vento e non so, il vento a volte le porta lontano e tu... le vedi che non cadono. A me è successo, ero su una panchina, perché a me piace moltissimo quando un pochino di tempo fermarmi sulle panchine dei parchi, si vedono un sacco di cose. Ad esempio 2 foglie che non cadono, portate dal vento, non cadono e allora lì ho capito, ma certo, una di loro si è innamorata dell'altra. Bellissimo, intanto hai dato gli elementi del romanzo, il vento è uno dei protagonisti, sì, e poi l'amore è l'altro protagonista, sì, tra foglie e tra animali. E io leggerei qualcosetta. Sì. Leggi tu. Intanto inizio e poi magari leggi tu un altro brano. Poi con calma, senza fretta, cominciò a stupirsi anche qualcuno degli adulti, ma poco, solo leggermente. Era ormai l'inizio di dicembre e guarda un po', dicevano, quest'anno non sono ancora cadute ste foglie. Oh beh, cadranno prima o poi. Ma sì, che problema c'è? Ma sì, basta solo aspettare. E sì, proprio vero che il clima cambia. Per gli adulti era sempre colpa del clima. Se non pioveva, se pioveva troppo, se nevicava o non nevicava, se in agosto c'erano 40 gradi o solo 25, era sempre colpa del clima che cambia. C'è la glaciazione, oppure c'è il riscaldamento globale, oppure c'è il buco dell'ozono. Farà sempre più freddo e la terra si ghiaccerà, oppure farà sempre più caldo, i ghiacciai si scioglieranno, i mari si alzeranno, ne dicevano di cotte di crude e i bambini non capivano mai se il mondo si stava raffreddando o riscaldando. Questo è un estratto del tuo libro, della tua favola, e che già ci indica lo stile. Lo stile è moderno, è incalzante, non è lo stile all'antica. Difatti ci metti dentro dei riferimenti ai tablet, ai media, a tante cose. Quindi immaginiamo lo stupore di un autunno in cui le foglie non cadono. Sì, all'inizio, secondo me, la gente non se ne accorge perché abbiamo tutti altro da fare. Intanto siamo sempre attaccati ai nostri video, telefonini. Lancio un'idea. Pensa se il tablet fa cadere le foglie, vale a dire perdi i tasti. Bellissimo. E lì se ne accorgerebbero tutti. Sì. A un certo punto non c'è più niente, si spariscono. Oggi mi è sparito. Bello, una, peggio di me. Un'application oggi è sparito. Bello. E questo, voglio dire, è il contrario di quello che tu narri nel romanzo. Solo alcuni si accorgono, perché intanto i bambini, perché hanno gli occhi per vedere, mentre i grandi no.
E poi alcuni personaggi che, per cui, non so, magari il lavoro è legato alle foglie, ad esempio il giardiniere si accorge che non ha più foglie da rastrellare, perde il lavoro, per dire. E poi c'è il vasaio. Però che gli fanno credito, sì, certo. Però al giardiniere che non ha più lavoro gli fanno credito il macellaio, il panettiere. Sì, sì, perché sono carini. Sono molto paese, carini, sì, in questo persone. Paese che si chiama Paese e che sta vicino al bosco, che si chiama Bosco. La semplicità e la sostanza della favola. Prego. Allora, lì leggo il vasaio, perché anche il vasaio si accorge che non cadono le foglie con grande disperazione e voi direte, spero, perché il vasaio? Ecco, anch'io me lo stavo chiedendo. Mi è venuto in mente il vasaio e poi, perché uno pensa mentre scrive, mentre scrivevo mi è venuto perché il vasaio? Sentite qua. Si preoccupò moltissimo anche il vasaio. Si chiamava Bartolomeo detto Meo e di mestiere, essendo vasaio, faceva vasi. Modellava vasi tutto l'anno su quel suo tornio girevole, li cuoceva in forno e li vendeva. In realtà non ne poteva più di vasi. Appena trovava uno spiraglio di tempo, faceva pecore. Gli piaceva un sacco. Smetteva di fare vasi e giù pecorelle, ne tirava fuori una dietro l'altra a centinaia come da un cilindro magico. Gli venivano come niente. Prendeva un pugno di terra bagnata e con le dita ne ricavava quattro zampe e un muso. Poi con uno spillo incideva i riccioli di lana, aggiungeva due buchetti per gli occhi ed ecco fatto le metteva in piedi ad asciugare. Allora, secondo me qui era quasi Natale, quindi le pecorelle mi giravano in testa. Secondo, io ho amato moltissimo lavorare la creta. Ecco gli elementi. Ecco gli elementi. Dell'autore inconsci. Che entra inconsci. Perché? E fino a qua vi state chiedendo, vabbè ho capito, ma cosa c'entrano le foglie? Anch'io me lo chiedevo mentre scrivevo. Quando erano belle asciutte, le riponeva in un armadio, le pecorelle, ben nascoste e le tirava fuori solo a Natale per la messa di mezzanotte. La notte prima andava di soppiatto a disporle nel presepio sulle foglie secche. Ecco il punto. Passava mesi a rastrellare foglie per farne il pavimento del presepio, perché a lui non andava bene il muschio come a tutti gli altri. No, per lui ogni pecora doveva avere sotto la sua bella foglia secca personale che le faceva da tappetino. E ora, con questa storia che le foglie non cadevano, non aveva il pavimento giusto e non sapeva che pesci pigliare. Qui cioè, sei proprio in Penny l'Harley Davidson, perché si sente l'ispirazione. Cioè, tu hai preso il vasaio. Si che sente di sicuro che mi diverto moltissimo. Esattamente. Ma poi uno può amare altri generi letterari. Sì. Intanto invitiamo ad assaggiare tutti i gusti del gelataio e ma non certo. Sempre solo cioccolato, certo. Cioccolato, cioccolato, cioccolato. Quindi, certo, Dostoevsky è un'altra cosa. No, ma sì, ma in realtà voglio dire, se uno anche non legge Dostoevsky e non cito altri più moderni no. O contemporanei, ma quando leggi la scrittura di qualità, che intendo dire per scrittura di qualità che si è ispirata, perché la cosa peggiore è la scrittura non ispirata. E il lettore se ne accorge. Ma vero? Tutti se ne accorgono. Certo. Il bambino ti fucila immediatamente. Certo. Il lettore, che è abituato anche a altri generi, legge L'anno che non caddero le foglie e dice, mannaggia, se fossi andato al parco e le foglie non fossero cadute, ma guarda come te la racconto. Inoltre poi ci sono dei significati, perché poi la favola da sempre, sì. Fin dall'antichità, la favola racchiude dei significati o morali o comunque dei significati profondi. Beh, sai, allora lì il punto di partenza sono due foglie che si innamorano. Una si innamora dell'altra e prepotente dice all'albero, scusa ma io essendomi innamorata non voglio più cadere. Perché dovrei cadere? Non ho voglia, voglio fammi vivere questo amore. Non... Allora lì l'albero dice, ma veramente c'è una legge, la legge maiuscola. Di necessità, N maiuscola, per cui sai, il mondo va così e le foglie in autunno cadono.
Eh no, ma io mi sono innamorata, non cado. Quindi, se vogliamo buttarla più verso l'alto, è il nostro grande, il più grande problema che abbiamo, cioè quello di non voler tanto morire. Ecco il significato. Ma poi ognuno deve... Poi ognuno, certo. Cioè puoi anche rimanere a che la foglia non vuol cadere. E si potrebbe persino giungere al dire che è una nota di amore omosessuale. Certo, ma ci ho pensato anch'io. L'altro tipo di amore è tra animali e c'è una scoiattolina. Eh sì. Che tra l'altro lì c'è tutta la storia tra gli scoiattoli, i fulvi che sono in estinzione. Sì, è una tragedia. Già abbiamo solo più scoiattoli grigi. E dove sono finiti? Cioè, c'è stata un'invasione. Sì, l'evoluzione. Però i popoli soppiantano altri popoli nella storia. E che fa sta scoiattolina? Vuole guardare, è innamorata idealmente di... Sì, allora, il principio era questo, perché torniamo alle foglie che non cadono. Adesso avevamo il perché, una si è innamorata, però vabbè, una si... E allora? No, la storia non c'era ancora. Non c'era ancora. Quindi ho dovuto aspettare altri mesi. Sì, per arrivare all'idea che se tu sei talmente prepotente da dire quest'anno io non cado perché sono innamorata, questo tuo amore potrebbe anche interferire con l'amore di altri e rovinarglielo. E questa è stata l'idea. Perché tu adesso pensa, la foglia va bene, non cade e quindi ama l'altra foglia. Ma nel bosco vive una famiglia di scoiattoli in un albero cavo e davanti i suoi vicini di casa sono una famiglia di volpi con un piccolo volpacchiotto. In mezzo tra l'albero cavo e la grotta, non so dove vivano le volpi, ma diciamo in una al grotta, confine del pianoro, c'è un grande albero. Allora, se tu pensi che la scoiattolina è timida e quindi non esce quasi mai di casa, perché la timidezza cos'è? È aver paura di farsi vedere. Però si innamora del volpacchiotto che gioca a basket. Allora, cosa fa? Il suo amore è semplicemente stare alla finestra. Ho fatto un albero cavo con la finestra, sì, tra l'altro, col vetro. Sta dietro i vetri e se lo guarda, se lo rimira e lo ama. Sì. Però uscirà, però il però problema uscirà qual a un è? Certo punto. Il problema è che se le foglie di questo albero non cadono mai, le foglie fanno muro e la scoiattolina dal vetro non vede più il suo volpo. Allora vedi che perché la foglia prepotente che non vuol cadere, non abbiamo detto una cosa fondamentale, convince tutte le altre foglie del mondo di non cadere e tutte dicono, ma sì, in effetti non ci è mai piaciuto tanto cadere. No? Lì è l'aspetto politico, perché in questo c'è anche un aspetto fanno politico. Fanno una votazione, sì, come dovremo fare noi tra poco. E quindi politicamente... Tra il sì e il no? E cioè, prevale... E lì vince il sì. Cosa fai? Lì vince, no, il sì. Vince... Nelle favole sì. Vince il sì. Va bene, non cadiamo. Nelle favole vince il sì. E lì avrà un grosso ruolo anche il vento. Ma tornando alla... Il vento mi piace un sacco. Sì. Il vento, sai, c'è il vento... C'è chi lo detesta. Io trovo... Cioè, il vento è il fatto che nella vita... ti viene qualcosa che ti sovverte tutto, ti cambia. Io quando vedo il vento, sono a Torino, c'è poco il vento. Sì, due o tre giornate di fun. E poi ci sono altri protagonisti, c'è un bruco simpatico. C'è un tarlo, se non vado. Sì, un tarlo. Ma dici bruco giustamente perché io l'ho disegnato a forma è bruchesco. Di bruco, perché non sapevo come farlo. Comunque si chiama Carlo. Carlo il Tarlo, esatto. Carlo il Tarlo, sì. No? Non abbiamo molta fantasia. E ha dei rapporti con sì, la scoiattolina. Sì, è un po' come il grillo di Pinocchio, mm-hmm. No? Cioè gli fa un po' da... Vuole l'amico della scoiattolina, ma insomma vorrebbe scuoterla da questa sua timidezza. Le dice, ma dai, ma scendi, ma vai a giocare con questo volpo. Non stare sempre lì a guardarlo. Insomma, avviene il fenomeno anche magico, cioè vale a dire che le foglie non cadono. Sì, sì. Quindi l'amore ha prodotto questa magia collettiva. Collettiva. D'altra parte anche in politica certe volte c'è
la collettività si innamora, c'è un amore collettivo per qualcuno, per qualcosa. Poi passa. Poi passa, sì, quello. Comunque. E lo scoiattolina protagonista, Squirry, va a cercare le ragioni, vuole capire. Sì, beh, sì, perché lei non può sopportare che quest'albero le tolga la vista del suo, vuole che le foglie ricomincino a cadere. Quindi, pur essendo timida, scappa di casa senza lasciare neanche un bigliettino e va a cercare il motivo per cui le foglie non cadono. E avrà varie avventure. Sì, incontrerà il gufo del grande saggio e scoprirà che il non gufo sa niente. Delle nevi, per sì. esempio, che tra l'altro è pericoloso, fa pure un volo diurno, ma non funziona perché lui vede solo di notte. E notturno invece è proprio landscape, sì. Poi scopre che ha rischiato anche molto, certo. Perché gli ingenui timidi rischiano. Ma però poi, noi adesso non diciamo... No, c'è anche bello l'incontro dai saggi, dai letterati, dai soloni. Sì, lei a un certo punto va in biblioteca perché dice questi qua, tutti pieni di libri, sapranno dirmi perché le foglie non cadono. Però lì scopre che appunto perché sono immersi sempre nella lettura, manco si sono accorti che le foglie non cadevano. Bellissimo, perché... attraverso questa narrazione semplice, assolutamente da favola, tu riesci a dare dei significati profondi. Ma sei... è la scrittura che è bella, la tua è da godere. E poi avverrà qualcosa, l'amore ha le sue evoluzioni. Scrivere questa favola, cosa ti ha dato? Ma mi ha dato una serenità, perché poi... per come va a finire, è ovvio che le leggi naturali non si possono sovvertire. È ovvio che le foglie cadono, però ci sarà qualcosa che sì, un colpo ci stupirà, di scena, un colpo sì. di scena. E c'è anche un cambiamento politico, direi, sì. E quindi è anche una stagionalità delle epoche politiche. Sì, sì, sì. Tu hai scritto altri libri anche come favola. Sì, avevo scritto, iniziato con Che animale sei, che era la storia di una paperetta che nasce sbattendo contro un bidone alla spazzatura, lì incontra una pantofola che era stata buttata, ovviamente la scambia per la sua mamma, perché le papere e le anatre fanno così, la prima cosa o persona o animale che vedono è la loro mamma, e allora penserà di essere una pantofola e ci metterà un po' a capire che invece è un'anatra. La Paola Mastrocola ha vinto anche il premio Calvino, poi hai vinto un Campiello. E quindi ha pubblicato un sacco di libri e alcuni libri riguardano, come ho detto, il mondo anche della scuola, in senso lato. Quello a cui sei più affezionata di questi libri? Della scuola? Sì. Beh, quello che ha fatto proprio clamore, è stato il primo nel 2004, La scuola raccontata dal mio cane, perché allora nessuno, pochissimi osavano dire che la scuola come la stavamo apparecchiando forse non era il massimo di livello. E poi anni dopo ho scritto Togliamo il disturbo, che è la versione più seriosa della mia indignazione per come stiamo pensando alla scuola, poi bene. Mi sono fermata. Quindi, ringraziando Paola Mastrocola, invito tutti i telespettatori a leggere L'anno che non caddero le foglie, siamo in stagione, quindi è anche un romanzo appropriato all'autunno. E restate lettori di favole, restate bambini e buona lettura. Let's have a ball and a biscuit, sugar.